Buongiorno e benvenuti da Lignano Sabbiadoro per il 18° torneo nazionale di calcio a 5 delle banche di credito cooperativo. Questa mattina per voi vedrete sfidarvi Romagna Banca contro Banca di Ancona e Falconara Marittima Cicce, che si sfideranno al campo 2. Saluto di rito tra le due squadre e poi si potrà iniziare a giocare. Check dell'arbitro ai portieri, tutto pronto, si può iniziare. Banca di Ancona e Falconara Marittima che inizia a giocare, ha subito perde il possesso, primo tiro e subito la parata di Andrea Cipriani dal portiere avversario Alberto Paini, che la rigioca velocemente. Vitale e Raggini continuano il palleggio per cercare spazi, superano la metà campo, si portano dalla parte di campo avversaria. Intanto il tiro e la rete del numero 7 Omar Capanni a sbloccare la partita al quinto minuto e mezzo. Romagna Banca in azione in corner. Ottavo minuto e mezzo, siamo quasi a metà del primo tempo regolamentare. Palla in mezzo e poi l'autore della rete dell'1-0 Capanni segna anche quella dell'1-1, ma nella porta sbagliata, autogol che riporta il risultato in parità. Adesso devono ricreare il vantaggio i ragazzi di Romagna Banca, continuano col palleggio nella fase di impostazione offensiva, e tiro dalla distanza e subito si riportano in vantaggio con la rete di Pierpaolo Raggini, capitano numero 10. Sansovini, poi ancora Vitale, guadagna ancora una rivessa, no, l'ultimo tocco è del giocatore Maglia Blu, quindi si riprenderà con una rimessa da parte di Banca di Ancona. Pallone recuperato dagli avversari che poi provano a rendersi pericolosi con il tiro dalla distanza del numero 5 Daniele Montesi, che insacca facendo passare la palla sotto i piedi del portiere. Corner per il Banca di Ancona e Falconara Marittima. Alla battuta Matteo Cenci, pallone raso terra, respinto nuovamente in corner da Vitale. 18 minuti sul cronometro, 2 alla fine del primo tempo, ancora Cenci alla battuta, due maglie verdi nell'area avversaria, pallone recuperato dal capitano Raggini che lancia la corsa di Vitale. Poi il tiro e la rete del 4-1 al 18° minuto. 9 Paolo Rossi che era da solo davanti alla porta, non l'ha visto evidentemente, dunque Faini che riprende a giocare. Sansovini, poi ancora Beni a disturbare gli avversari e alla fine Manuel Casari che manda il pallone in laterale, Cenci alla battuta. Pallone che viene controllato dall'avversario, poi fischio dell'arbitro, finisce qui 4-1, risultato parziale. Fischio dell'arbitro, si può giocare con il tiro che finisce direttamente sul fondo del numero 5 Daniele Montesi. Allora parola Andrea Cipriani per far riprendere il gioco, decide di andare sulla destra. Il pallone recuperato dal capitano del Romagna Banca, che poi perde il duello contro Bosi, che riesce a girare sulla destra. Pallone recuperato adesso da Capanni, che lotta contro il numero 10 Forini. Ora Capanni sul pallone, il tiro e la rete al 25° minuto per il 5-1 del Romagna Banca, con la rete di Omar Capanni. Ricordo per la bandierina lato destro, palla alta a cercare la testa di Beni che schiaccia, ma non riesce a dare la giusta potenza, pallone bloccato, poi subito servito Montesi che segna la rete del 6-1 al 26° minuto. Cenci alla battuta,
arbitro, palla tesa in mezzo, allontanata da Vitale, che poi riesce a servire Capanni, che avanza per vie centrali, appoggia per il compagno e c'è la rete del 7-1 al 30° minuto, rete firmata da Manuel Casali. Si riprende dunque a giocare, il capitano prova a lanciare Montesi, poi lotta sul pallone, perde il possesso, rimessa affidata da Paolo Rossi, all'indietro per Bosi, cerca una soluzione lungo linea, cerca ancora Rossi che poi sul raddoppio perde il possesso, pallone allontanato, raccolto da Cenci che poi segna la rete del 7-2 al 36° minuto. E per il banca di ancora è Falconara Marittima, Bosi alla battuta, poi Cenci, ancora Bosi all'indietro, pallone profondo che non viene intercettato da Rossi, allora cambio di possesso, Vitale che poi prova a lanciare i compagni, Cenci che recupera il pallone e punta la porta in sacca per il 7-3 al 37° per il banca di Ancona e Falconara Marittima. Rossi alla battuta, palla in mezzo e poi il numero 10 Fabrizio Forini che segna al 38°. Bosi per Cenci, fermato da Casali, recupera il pallone Montesi, poi finisce a terra, laterale già battuto da Cenci, poi finisce qui la partita. Romagna Banca che vince 7-4 contro gli avversari del Banca di Ancona e Falconara Marittima, partita intensa, ricca di emozioni.